Allora, io l'ho sentito stamani e anche oggi ci sono state telefonate tra i coniugi, quindi si sono sentiti. Ok, lui adesso è a Napoli dai suoi genitori. No, non dai suoi genitori, da una zia paterna in vacanza lì, sì. E ha intenzione di tornare oppure rimarrà un altro po'? Ha intenzione di tornare a breve. Sono stati già mossi i primi passi davanti alle autorità giudiziarie competenti per risolvere il contrasto che sovrintendeva questa famiglia circa il luogo dove stabilire la residenza del minore. E la moglie ha intenzione di, da quello che sapete voi, ha intenzione di raggiungerlo a Napoli oppure... La moglie, a nostra opinione, sta cercando di precostituirsi, no, delle ragioni. Quindi è ben noto dove si trova il bambino, ha la disponibilità economica di raggiungerlo perché ha accesso al conto corrente del cointestato di coniugi, in più ha delle somme sul libretto a sua disposizione, Sì. il viaggio da qui a Napoli costerà se non 25 euro in pullman. Nonostante questo appello accorato che ha lanciato davanti all'opinione pubblica, non si è ancora mossa per andare a raggiungere il minore, questo per farvi comprendere quanto questi suoi atteggiamenti siano volti, no, Sì. a creare una posizione di sfavore di Masco al fine poi di addurre un futuro giudizio che è il padre che ha sottratto il bambino al padre. Niente, c'è da puntualizzare che la mamma ha tentato ed è stata colta proprio, fermata in procinto di partire per la Slovacchia con tutte le valigie, i documenti sanitari e i passaporti del bambino, allo scopo di trasferirlo definitivamente, quindi all'insaputa del padre di nascosto. Quindi diciamo che che al momento, diciamo, questi giudizi che si sono instaurati sono proprio volti a ottenere un provvedimento inibitorio affinché la moglie non possa portare i bambini all'estero. Ottenuti questi, non c'è nessun interesse da parte del Di Marco a non far frequentare il bambino alla La mamma, madre. perché nell'interesse del bambino, ecco. Tant'è che lui l'ha invitato, gli ha anche detto ti pago io, se non hai, se poi ce li ha, i soldi per il biglietto, e la mamma che lo sta andando a trovare rifiuta anche le notifiche dell'ufficiale giudiziario che l'avvisano di queste udienze di prossima celebrazione, quindi diciamo che mi sembra che il suo appello nella sostanza non sia veritiero, insomma che non abbia così tanto desiderio di riabbracciare tuo figlio. Ho capito, invece signor Di Marco ha deciso di partire col bambino proprio quando ha visto che la mamma aveva preso tutte queste cose ed era in procinto di partire. Allora, questo episodio si è verificato il 13 luglio scorso. Sì. È stata scoperta, poi la ragazza ha anche ammesso che stava partendo, aveva quattro valigie con sé, aveva tolto anche tutte le fotografie dalla casa coniugale, come le ho detto aveva tolto tutti i documenti del bambino, aveva portato tutte le sue cose via. Il 14 è stata sposta querela, lei la notte l'ha trascorsa fuori, la notte dal 13 al 14, alla complicità dell'appoggio di alcuni connazionali a Porto d'Ascoli, con le quali è stata vista, insomma, confabulare. E da quel momento in poi ha cercato, non ha riportato più le valigie a casa, ha cercato di trovare l'occasione per stare da sola col bambino altre volte, quindi con la paura che potesse fuggire nuovamente, Ha dal momento che, deciso come di... vi ho detto, le valigie non sono mai state riportate a casa. L'intenzione era quella, ci sono state intercettate delle mail sul computer dei coniugi, nella quale lei aveva chiesto informazioni ad un centro per l'assistenza infantile verso Bratislava, quindi in Slovacchia, dove lei chiedeva informazioni sul fatto se potesse o meno trasferire da sola, senza il consenso del marito, la residenza del minore all'estero. Quindi voi capite la preoccupazione di un padre che ha visto il bambino all'atto da parte della mamma di portarselo all'estero, ha avuto la conferma. Considerate che questo bambino è già stato trattenuto per 4 mesi in Slovacchia dalla madre, senza Ah, che il questo bambino potesse non lo uscire. sapevamo. Ecco, il bambino è nato in Slovacchia, che doveva nascere semplicemente lì e poi essere riportato nell'immediatezza a San Benedetto. La mamma, solo a quella data, ha fatto presente al padre che non vuole più ritornare, quindi sono sorti dei contrasti, alla fine si è riuscito a sanarli, il padre è andato a prendere, ma dopo 3 mesi, quindi il padre in 3 mesi ha visto il bambino 2 o 3 volte, Sì. a Natale la signora è ripartita a dicembre ed è stata 1 mese e mezzo fuori, anche in questa occasione non ha voluto portare il bambino in Italia, se non nel momento in cui il padre si è deciso ad andarlo a riprendere.
E adesso voleva ripartire per l'ennesima volta. Voi capite che nella vita di un bambino, se è importante la madre, è importante anche il padre. Ora, la determinazione della signora di portarlo all'estero ormai è acclarata. Certo, e quindi i prossimi passi. I prossimi passi, adesso non so se, non so, mi sembra che se la questione non si ricompone sul minore sarà anche inevitabile una separazione tra i coniugi, perché insomma gli ultimi accadimenti fanno prospettare come insanabile questo contrasto. Ovviamente al padre interessa e preme che la mamma abbia un rapporto col bambino, però vuole evitare che la mamma, che comunque ha sempre manifestato un atteggiamento ostile verso gli italiani, verso l'Italia, perché poi queste donne, quando si devono sposare con gli italiani, hanno piacere a venire in Italia e tutto quanto. Nel momento in cui si sposano, fanno figli, cominciano a dimostrare il loro malessere nella vita, nella società italiana e per tornare in Italia, nella serie. Ormai ci siamo accasati, abbiamo ottenuto di che vivere, ce ne possiamo ritornare in Slovacchia. Purtroppo questo è un discorso che non è la prima volta che si sente. In questo caso è corrisposto a verità, perché la signora non ha mai lavorato, è sempre stata adeguatamente mantenuta dal marito, il quale gli ha anche pagato i viaggi in America per trovare la sorella, gli ha sempre messo a disposizione somme che non le sto a precisare, accesso al conto corrente comune, quindi la signora è sempre stata trattata nel migliore dei modi, ha sempre avuto tutto ciò che desiderava. Ok, va bene, la ringrazio molto. Va bene, Arrivederci e buon lavoro.